La storia d'Italia. Direi che anche questo è un testo importantissimo e validissimo per noi, che se, come tutti i testi di Guicciardini, non era conosciuto ai tempi in cui lui era vissuto. Pubblicata infatti solamente nel 1561, ben dopo la morte dell'autore. È di fatto invece uno dei capolavori della storiografia moderna. Diciamo che ha dato un po' un'impostazione nuova alla storiografia, che è sostanzialmente anche quella che viene adottata ancora oggi, cioè l'uso critico delle fonti, i documenti di archivio e le fonti di prima mano che sono a supporto della riflessione dello storico. Quindi ancora una volta quel gusto analitico per l'analisi particolareggiata che noi abbiamo già visto in generale in Guicciardini e nelle sue opere che abbiamo affrontato, che abbiamo conosciuto prima, i ricordi, il discorso di Logroño e il dialogo del reggimento di Firenze, si approfondisce ancora di più questa capacità analitica. Le vicende narrate coprono un arco di tempo che va dal 1494 al 1534. Quindi si tratta proprio delle vicende che vedono l'Italia a teatro di guerre, di devastazioni, di appunto di teatro di scontri con eserciti stranieri che scorazzano per la penisola, con battaglie, incendi e saccheggi che portano un po' al decadimento l'Italia, che invece aveva conosciuto nel periodo precedente una sorta di momento felice di pace. E infatti è molto forte il contrasto fra il periodo della pace di Lodi, insomma il periodo della seconda metà del 400, e invece il periodo che viene trattato in questa storia d'Italia, che è un periodo estremamente negativo. Da tutto questo emerge una visione pessimistica della storia, senz'altro. La precarietà delle sorti umane, l'imprevedibilità degli eventi che vanifica ogni progetto, l'oscura legge dell'egoismo e dell'interesse come sola molla dell'agire individuale. Pertanto la considerazione generale che fa Guicciardini è la seguente, cioè i reggenti, i principi italiani in questo periodo, per andare incontro alle loro ambizioni personali, hanno messo da parte il bene comune, ne è venuto fuori quindi un caos e quindi uno stravolgimento degli ordini dello Stato di diritto. Ricordiamoci infatti che secondo Guicciardini esiste uno Stato civiltà che considera il diritto e non la forza come mezzo privilegiato del potere. Egli in questo è senz'altro distinto, è da distinguere rispetto a Machiavelli, il quale invece, come ricordate, con la figura del Valentino Cesare Borgia, aveva un concetto di Stato molto forte e accentrato. La storia d'Italia di Francesco Guicciardini si caratterizza anche per una sintassi complessa. Lo vedremo subito leggendo il proemio di questo testo, vedremo così come è elaborato il periodare, proprio perché questo rispecchia la complessità della realtà che lui sta andando a descrivere. Non è una realtà che si può descrivere in modo così semplice, immediato, quindi per esempio dal punto di vista stilistico con quelle frasi brevi spezzate e così drammatiche anche che abbiamo visto, tutte quelle coordinate che abbiamo visto nel Principe di Machiavelli. Egli vuole rappresentare tutti i risvolti di una realtà, di un fenomeno, e pertanto utilizza una sintassi molto elaborata. Molti sono i fattori in gioco e le cause concomitanti esaminate dallo storico, e questo produce un periodare denso di incisi e di subordinate, soprattutto direi nel proemio che adesso andremo a leggere. Il proemio della storia d'Italia, cioè il primo capitolo del primo libro, si trova alla pagina 308.
Io ho deliberato di scrivere le cose accadute alla memoria nostra in Italia, da poi che l'armi dei francesi, chiamate dai nostri principi medesimi, cominciarono con grandissimo movimento a perturbarla. Io ho deciso quindi di descrivere le cose che sono accadute alla memoria nostra. Infatti, ricordiamoci, sono gli ultimi decenni della storia d'Italia che lui sta andando a raccontare, dopo che i francesi sono stati chiamati, gli eserciti francesi sono stati chiamati dagli stessi principi italiani. E sottolinea già dall'inizio il paradosso di come, insomma, i re dei vari stati italiani abbiano causato la loro stessa rovina. Materia per la varietà e grandezza loro, molto memorabile e piena di atrocissimi accidenti. Materia quindi che, a causa della complessità delle cose accadute, è assolutamente da ricordare come monito, direi, soprattutto per le generazioni future, affinché non compiano gli errori che sono stati compiuti in questi ultimi anni. Avendo patito tanti anni Italia tutte quelle calamità con le quali sognano i miseri mortali, ora per l'ira giusta di Dio, ora delle impietà e scelleratezze degli altri uomini, essere vessati. Purtroppo in questo periodo è successo di tutto in Italia, quindi tutte le cose peggiori che possono capitare ad un uomo. Dalla cognizione dei quali casi, tanto vari e tanto gravi, potrà ciascuno, e per sé proprio e per bene pubblico, prendere molti salutiferi documenti. Pertanto chi vorrà potrà trarre insegnamenti dalla conoscenza di questi fatti, di questi avvenimenti. Onde per innumerabili esempi evidentemente apparirà a quanta instabilità, né altrimenti che uno mare concitato da venti, siano sottoposte le cose umane. Qui ricompare il tema della fortuna, della sorte, cioè quindi dell'instabilità dei fatti umani, delle cose umane, esattamente, dice con una similitudine, come un mare attraversato e agitato dai venti. Quanto siano perniciosi, quasi sempre a se stessi, ma sempre ai popoli, i consigli male misurati di coloro che dominano. Come siano dannosi, quasi sempre a se stessi, ma soprattutto a coloro che sono sottoposti, i consigli, quindi le decisioni, una specie quasi di latinismo, consilium, in latino aveva il significato di decisione, di quelli che dominano, quando avendo solamente innanzi agli occhi o errori vani o le cupidità presenti, quindi le loro brame, i loro desideri immediati, non si ricordando delle spesse variazioni della fortuna, non tenendo conto quindi delle frequenti e continue variazioni e mutamenti della sorte, e convertendo in detrimento altrui, quindi a danno degli altri, la potestà conceduta loro per la salute comune, si fanno, o per poca prudenza o per troppa ambizione, autori di nuove turbazioni. Ecco quindi cosa accade quando i reggitori dello Stato, gli uomini politici, i principi, prendono delle decisioni non per il bene comune ma per un interesse personale. Si fanno, o per poca prudenza o per troppa ambizione, autori di nuove turbazioni. Ecco quindi, quando questi uomini politici cercano solo il loro interesse, di fatto si rendono autori di stravolgimenti, rivolgimenti, cambiamenti in negativo, proprio perché hanno agito per poca prudenza, anche qua una specie di latinismo, perché prudenza in latino, prudentia, significava saggezza, poca saggezza, e per troppa ambizione, hanno agito solo per se stessi. Ma le calamità d'Italia, ciò che io faccia noto quale fosse allora lo stato suo, e insieme le cagioni dalle quali ebbero l'origine tanti mali, cominciorono con tanto maggior dispiacere e spavento negli animi degli uomini, quanto le cose universali erano allora più liete e più felici. Quindi ancora di più, fu straordinario e assolutamente imprevedibile quanto avvenne a partire dal 1494 in poi. Proprio perché invece allora l'Italia godeva di uno stato di pace, di serenità, di tranquillità politica, ecco, erano allora le cose universali più liete e più felici, insomma la situazione era felice e fortunata.
Perché manifesto è che da poi che lo Impero romano, indebolito principalmente per la mutazione degli antichi costumi, cominciò, già sono più di 1000 anni, di quella grandezza a declinare, alla quale con meravigliosa virtù e fortuna era salito, non aveva già mai sentito Italia tanta prosperità, né provato stato tanto desiderabile, quanto era quello nel quale sicuramente si riposava l'anno della salute cristiana 1490, e gli anni che a quello e prima e poi furono congiunti. Ho volutamente letto questo periodo senza interruzioni per darvi un esempio molto chiaro ed evidente del periodare ampio e abbastanza elaborato di Francesco Guicciardini, soprattutto in questo testo così rigoroso qual è appunto la storia d'Italia. Per esempio, in questo periodo Guicciardini ha espresso un concetto molto chiaro, molto esplicito. Cioè, da quando l'impero romano era decaduto, da quando c'era stata la crisi dell'impero e poi la caduta dell'impero romano, da quel momento in poi in Italia mai si era goduto un periodo di pace, di tranquillità e di prosperità paragonabile a quello che gli italiani vissero intorno al 1490. È agli anni che immediatamente precedettero il 1490 e seguirono questa data. A questo punto sintetizziamo e spieghiamo il motivo, lo spiega più diffusamente Guicciardini nel resto del testo che poi voi leggerete, i motivi per cui questo periodo fu così prospero per l'Italia. Erano abbastanza semplici. Di fatto c'erano delle tensioni sopite, per esempio tra Ferdinando d'Aragona, che era a capo dello Stato del Regno di Napoli, e Ludovico Sforza in modo particolare. Per esempio c'era un altro Sforza che era in legami con Alfonso, che era il figlio di Ludovico, di Federico d'Aragona, scusate. E quindi questo tale Galeazzo Sforza però era di fatto sotto la tutela di Ludovico Sforza, ma Ludovico Sforza, anche se non aveva il titolo di Duca di Milano, di fatto esercitava tutto il potere a Milano. Questo non era ben visto dagli aragonesi, quindi di fatto c'erano delle tensioni fortissime fra questi due potenti signori e anche con la Repubblica Veneta, che era allora lo stato più potente, per esempio dal punto di vista militare, e quindi avrebbe voluto probabilmente espandersi. Tuttavia, allora vi era un personaggio che era stato in grado di frenare tutte queste tensioni, e il personaggio era Lorenzo il Magnifico. Difatti, mentre era signore della sua città, Lorenzo il Magnifico prosperava tantissimo Firenze, ma anche tutta quanta l'Italia, perché lui era stato in grado di sedare queste tensioni, creare un equilibrio che poi purtroppo si vide subito con la sua morte, era un equilibrio instabile. Quindi venuta meno la sua figura, la figura di questo paciere, quale appunto Lorenzo il Magnifico, ecco che queste tensioni vennero a galla e poi si crearono i disordini e le guerre che seguirono nel periodo immediatamente successivo. Egli vede quindi senz'altro nella morte di Lorenzo il Magnifico il fattore scatenante della crisi italiana. Andiamo infatti alla riga 70. Essendo adunque in Ferdinando d'Aragona, Ludovico Sforza e Lorenzo, parte per i medesimi, parte per diversi rispetti, sì, insomma, nel periodo precedente era interesse di tutti non fomentare gli odi, non creare delle guerre, e grazie a questo erano prosperate le corti, non solo quella di Firenze, ma anche tutte le altre corti italiane, e l'Italia aveva goduto di un periodo di prosperità sia economica sia culturale, come ben sappiamo. È stato il periodo delle corti, appunto, di Lorenzo il Magnifico, la corte aragonese, vi ricordate, Sannazzaro, Pontano. Quindi,
Essendo dunque Federico, Lodovico, Lorenzo, parte per i medesimi, parte per diversi rispetti, la medesima intenzione alla pace, si continuava facilmente una confederazione contratta in nome di Ferdinando, re di Napoli, di Giovan Galeazzo, duca di Milano. Abbiamo spiegato che Giovan Galeazzo Sforza era duca di Milano di nome ma non di fatto, era Ludovico Sforza, e della Repubblica Fiorentina, per difensione dei loro stati, la quale, cominciata molti anni innanzi e di poi interrotta per vari accidenti, era stata nell'anno 1480, aderendovi quasi tutti i minori potentati d'Italia, rinnovata per 25 anni, avendo per fine principalmente di non lasciare diventare più potenti i veneziani, i quali, maggiori senza dubbio di ciascuno dei confederati, ma molto minori di tutti insieme, procedevano con consigli separati dai consigli comuni e, aspettando di crescere dell'altrui disunione e travagli, stavano attenti e preparati a valersi di ogni accidente che potesse aprire loro la via all'imperio di tutta Italia, al quale, che aspirassino, si era in diversi tempi conosciuto molto chiaramente. Il discorso che vi facevo prima, quindi il tentativo di espansione dei veneziani. E specialmente quando, presa occasione dalla morte di Filippo Maria Visconti, duca di Milano, tentarono, sotto colore di difendere la libertà del popolo milanese, di farsi signore di quello Stato. E più frescamente quando, con guerra manifesta, di occupare il ducato di Ferrara, si sforzarono. Quindi chiaramente i veneziani dimostrarono di volersi espandere. Raffrenava facilmente questa confederazione la cupidità del Senato veneziano, ma non congiungeva già i collegati in amicizia sincera e fedele, con ciò sia cosa che, pieni tra sé medesimi di emulazione e di gelosia, non cessavano di osservare assiduamente gli andamenti gli uni degli altri, sconciandosi scambievolmente tutti i disegni per i quali a qualunque di essi accrescere si potesse o imperio o reputazione, il che non rendeva manco stabile la pace, anzi destava in tutti maggiore prontezza a procurare di spegnere sollecitamente tutte quelle faville che origine di nuovo incendio essere potessino. Questa era la situazione alla fine del 1400, poi però purtroppo ci fu la morte di Lorenzo de' Medici e questa situazione di equilibrio venne a cadere e incominciarono i guai d'Italia. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.